Abbiamo creato un piccolo corso di R, quindi del software R. L'abbiamo fatto principalmente per le persone che vogliono imparare a utilizzare il software R e per quei ragazzi che vogliono acquistare, prendere il nostro corso di statistica. Il nostro corso di statistica sarà fatto sia su carta, quindi sia con le slide, sia con il software R, perché comunque tantissimi corsi di laurea hanno il corso di statistica in R e magari, diciamo, con R non sono ancora fortissimi e quindi prima di iniziare il corso di statistica possono fare questo mini corso di R. Diciamo che è un livello non introduttivo, direi medio, per alcune cose forse leggermente avanzato. Quindi direi un ottimo corso e per far questo ho chiesto una mano a Paola, cioè la tutor che poi si occuperà anche di statistica, perché è super esperta in questo. Quindi io mi faccio da parte e le lascio la scena partendo con il nostro corso in R. Ciao, benvenuto alla terza lezione del corso di R. Oggi esploreremo le tecniche e gli strumenti per l'analisi esplorativa dei dati, che sono indispensabili per comprendere le tendenze, i pattern e le anomalie nei tuoi dati. Vediamo subito il contenuto di questa lezione. La scorsa volta abbiamo visto che cosa sono le basi di dati e come gestire le prime fasi dell'analisi dei tuoi dati, relative a manipolazione e pulizia. Oggi, dopo aver introdotto i concetti chiave dell'analisi esplorativa, ci concentreremo sugli step successivi alla manipolazione dei dati, che includono la creazione di statistiche descrittive e l'esecuzione di analisi preliminari per esplorare le relazioni tra le variabili. Vedremo inoltre alcune tecniche di visualizzazione dei dati attraverso dei grafici, in particolare utilizzeremo il pacchetto ggplot2. Infine ci concentreremo sull'analisi delle correlazioni, i cui risultati possono anche essere rappresentati graficamente. Bene, partiamo subito con la nostra lezione. L'analisi esplorativa dei dati, che si può chiamare anche EDA, Exploratory Data Analysis, è un approccio nell'analisi statistica che si concentra sulla scoperta e sulla visualizzazione di pattern, anomalie, tendenze, ma anche relazioni nei tuoi dati, spesso usando tecniche grafiche prima di formulare ipotesi specifiche o modelli statistici. Quindi, l'analisi esplorativa dei dati ci aiuta a comprendere quali sono le informazioni custodite nei nostri dati. Quindi possiamo dire che la nostra analisi esplorativa è un primo passo essenziale nel processo di analisi dei dati perché aiuta ad ottenere intuizioni significative che ci serviranno poi per formulare le ipotesi e impostare il modello statistico che più si adatta ai nostri dati. Non ti preoccupare, vedremo quest'ultimo aspetto sulle regressioni statistiche nella prossima lezione. Quindi, gli obiettivi principali della nostra analisi esplorativa sono diversi, sono molteplici. Innanzitutto, attraverso l'analisi esplorativa, gli analisti cercano di capire meglio la distribuzione, le tendenze e le relazioni tra variabili. Quindi l'obiettivo è quello di massimizzare la comprensione dei dati. Inoltre, l'analisi esplorativa aiuta a semplificare i modelli che verranno poi eseguiti. Quindi, facendo un'analisi preliminare, si possono scoprire le caratteristiche più importanti dei dati che dovrebbero essere considerate poi in analisi più complesse. L'analisi esplorativa permette anche di rilevare errori o anomalie, come abbiamo detto, e permette di formulare ipotesi sulla causa degli effetti osservati. Quindi le visualizzazioni e le statistiche descrittive possono suggerire relazioni causali o ipotesi che poi possono essere testate con analisi più dettagliate. Quindi l'importanza dell'analisi esplorativa risiede proprio nella sua capacità di fornire una comprensione profonda dei dati prima di procedere con dei modelli, più complessi. Quindi, in sintesi, l'analisi esplorativa è una componente cruciale del processo di, analisi dei dati e prepara,
un po' il terreno per analisi più dettagliate. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando, ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via. Buona continuazione. Ciao. Bene, passiamo ora alle statistiche descrittive. Come potrai già aver affrontato in qualche corso di statistica, le statistiche descrittive sono delle misure che riassumono o descrivono le caratteristiche di un insieme di dati. E queste misure sono utili per sintetizzare grandi volumi di dati, quindi semplificare grandi volumi di dati, ma anche facilitare la comparazione tra gruppi o tra serie di dati e identificare pattern come tendenze centrali, dispersioni dei dati, anomalie. E le statistiche descrittive in particolare si possono distinguere in tre gruppi principali. Come primo gruppo abbiamo le misure di tendenza centrale. Quindi queste statistiche indicano dove si concentrano i dati e possono essere rilevate attraverso tre indicatori principali, che sono la media, la mediana e la moda. Ti ricordo che la media è la somma di tutti i valori divisa per il numero di valori. La mediana corrisponde al valore centrale in un insieme di dati ordinati. E la moda è il valore che appare più frequentemente. Poi abbiamo un secondo gruppo che sono le misure di dispersione. Le misure di dispersione indicano quanto i dati sono diffusi, se vi è una dispersione, se vi sono delle anomalie nella distribuzione dei dati. E tra gli indicatori principali troviamo la varianza, la deviazione standard, che ti ricordo essere in questo caso la radice della varianza, e infine il range, che è la differenza tra il valore massimo e il valore minimo. Ok, infine abbiamo queste misure, possiamo chiamarle misure di forma, che descrivono un po' la distribuzione dei dati rispetto alla distribuzione normale. E queste misure di forma sono la skewness e la curtosi. Quindi vediamo la skewness. La skewness misura la simmetria della distribuzione, o in realtà più precisamente possiamo dire la mancanza di simmetria. Quindi ti ricordo che una distribuzione dei dati si può definire simmetrica quando appare come questa tratteggiata. Quindi appare uguale a sinistra e a destra rispetto al punto centrale. Mentre se siamo in presenza di asimmetria, la nostra distribuzione potrebbe essere così. Quindi una skewness positiva, oppure potrebbe essere distribuita in quest'altro modo. Quindi l'indicatore di skewness va appunto a vedere se la distribuzione dei tuoi dati è più simile a quella tratteggiata o se invece siamo in presenza di asimmetrie. Per quanto riguarda la curtosi, invece, la curtosi è una misura che indica se i dati presentano code cosiddette pesanti o al contrario, code leggere rispetto a una distribuzione normale. Quindi se la nostra distribuzione normale è sempre questa tratteggiata, noi possiamo essere in presenza di curtosi positiva oppure avere delle code più leggere oppure delle code più pesanti, come in questo caso. Ok, ma ora andiamo subito su R, così vediamo tutte le formule, i comandi per poter calcolare tutte queste statistiche. Ok, questa è soltanto la parte 1 del video, la parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno.
Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!